Noi stasera abbiamo il privilegio e il piacere soprattutto di avere fra di noi un ospite importante che abbiamo il piacere di chiamare sul palco, il prefetto di Salerno, dottor Francesco Russo. Vediamo il dottore con un applauso, buonasera. Dottor Russo, prego, al centro, in modo tale che le telecamere, tutto a favore di telecamera, so che lei è un pochino schivo ma le tocca. Dottore, eccellenza, Festival delle Torri, è la prima volta che viene qua, la sua sensazione? Buonasera a tutti prima di tutto, ma è la prima volta che vengo qua anche perché sono arrivato a Salerno da una settimana. Mi sembra però una scelta molto felice la mia, quella di stasera. Ho visto un mix straordinario, tradizione, giovani, con la gioia comunque che portano i giovani, tanti popoli diversi, quindi messaggio di pace e soprattutto quello dello sviluppo sostenibile che è al fondamento stesso della nostra vita. Quindi veramente tante cose positive che si raccolgono stasera in questa piazza di questa meravigliosa città. Grazie. Eccellenza, stasera lei ha fatto un giro con il sindaco di Cava per Cava di Tirreni, credo che la conosceva o quantomeno l'ha potuto conoscere un pochino meglio. Che sensazione le ha dato? Ma è una città, ripeto, la conoscevo già, molto bella, in cui le persone vivono con piacere, diciamo, ecco, quindi ho visto una tanta vivacità. È una città importante, indubbiamente ho parlato col sindaco, ci sono anche dei problemi, ma come dire, dalla collaborazione tra le istituzioni, lei prima ha parlato di salute istituzionale, speriamo di dare sempre il meglio per favorire la vita delle città della nostra bellissima provincia. Eccellenza, da parte nostra c'è un piccolo pensiero che se i giovani sbandieratori ce lo portano, c'è un piccolo omaggio da parte degli ente sbandieratori, un piccolo regalo, un piccolo riconoscimento da parte, questa è la Torre della Pace che le offriamo nelle mani, perché credo che il suo lavoro è soprattutto quello di regalare pace e serenità a tutto il nostro territorio. Grazie, grazie e buon lavoro e complimenti anche per l'organizzazione velocissima di stasera. Grazie a voi, un applauso alla sua eccellenza Francesco Russo, grazie.